Buona serata a tutti voi, quella che vedete alle mie spalle, ce ne sono un paio, sono le abitazioni dei Cavezzesi, abitazioni ovviamente sui generis, insomma, ci sono parecchie tende canadesi montate all'interno del paese, ci sono tantissimi sfollati che sono stati raccolti presso il Palaverde, i campi da tennis che è il caso di dirlo, per fortuna il circolo del tennis di Cavezzo ha pensato di far diventare coperti, quindi di sistemare, e in questo caso è venuto un alloggio davvero provvidenziale. Nessun cavezzese dormirà all'interno delle proprie case, neanche chi vi parla, come insomma è logico. Mi avete visto nel corso di tutta la giornata sempre con gli stessi vestiti, questo insomma è un modo anche per farvi capire che non c'è assolutamente la voglia di tornare all'interno delle abitazioni, anche se queste, come in molti casi, hanno retto e non presentano nemmeno una crepa. Tanta devastazione fuori, nei palazzi che sono crollati, in centro la chiesa, tanti palazzi che erano inagibili che sono venuti giù, ma quello che rimane adesso in mano ai cavezzesi, al di là dei danni, al di là dei morti che stiamo piangendo e che verranno appunto onorati nei prossimi giorni, quello che rimane, dicevo, è tanto nervosismo, un po' di rassegnazione, meno rispetto a quella che era venuta nel primo sisma, ma soprattutto una domanda: non si sa veramente che cosa sarà del futuro, nessuno vuole entrare in casa, le abitazioni sono queste, tende canadesi, container, insomma, basta solo essere coperti per la notte e poi si può dormire, va bene, sperando che le scosse diano un pochino di pausa. A voi. Ecco Luca, mentre le immagini scorrono, così vediamo effettivamente, tocchiamo appunto con mano cosa è successo a Cavezzo, ti chiedo di sintetizzare, ma proprio in poco tempo, quello che davvero è successo, cos'è crollato, cos'è scomparso da quello che è appunto il paesaggio, che era il paesaggio di Cavezzo. Dalla piantina di Cavezzo è scomparsa, credo definitivamente, la chiesa, esiste il perimetro della chiesa ma non il tetto, ed sarà sicuramente una struttura, credo, da abbattere. È scomparso il per metà, ma possiamo dire che verrà abbattuto il palazzo dell'ex società operaia, quello che si trova di fronte al municipio proprio in centro a Cavezzo. È scomparso il palazzo di Foto Nelson, altro edificio celebre, tra l'altro molto molto grande, e così pure lo ha accompagnato anche un altro palazzo, tra l'altro molto vicino, quello dove si trova appunto il Conad e anche diverse attività come come un'agenzia di viaggi e una pizzeria. Oltre a tutto questo, diversi palazzi che erano inagibili qui nella zona sono crollati, e oltre a questi anche altri palazzi, quindi tante abitazioni che erano inagibili, ma anche tante abitazioni insospettabili e luoghi pubblici devastati, anche le scuole di disvetro che però sarebbero state sicuramente abbattute, come ci avevano confermato le autorità più avanti.